Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, voglio fare un video sull'amore, senza domanda. Voglio fare un video sull'amore senza domanda e ho preso il libro vecchio di mio padre. Mio padre è un grande appassionato della letteratura di Romeo e Giulietta. È antichissimo questo libro, tutte le pagine antiche. Io amo questi libri, l'odore poi di questi libri antichi mi fa impazzire. Allora, voglio fare un video sull'amore con il libro proprio di Shakespeare di Romeo e Giulietta. Quindi è come se dessimo il titolo adesso. Voglio aprire a caso e vediamo cosa ci dicono sull'amore, va bene? Sull'amore, quindi facciamo una variante unica e vediamo cosa ci dicono, se è una persona di interesse, se stai aspettando una persona, se non c'è nessuno. Vediamo un po' cosa ci dicono. Quindi, video sull'amore. Andiamo a dare il titolo da quello che uscirà. Allora, vediamo. Vediamo un po'. Leggerò. Allora, aspetta, mi devo accertare di aver tolto tutti i segni, le cose. Sì. Ok. Magari esce una foto di mio padre. Vabbè. Allora, andiamo a vedere. Video sull'amore. Cosa ci vogliono dire i maestri oggi sull'amore? Con il libro di Shakespeare di Romeo e Giulietta. Cosa ci vogliono dire? Cosa ci vogliono dire? Allora, leggerò in alto a destra, leggerò in alto a destra. Aspetta, prendo così però. Leggerò in alto a destra, in alto a destra, in alto a destra. Oh, ok, allora, paggio, è già un paggio. Oddio, si battono, andrò a chiamare le guardie. Paride. Oh, sono finito, cade. Se tu sei clemente, apri la tomba, mettimi accanto a Giulietta, muore. Ragazzi miei, è proprio la scena in cui lui vede Giulietta e muore. Ok. Leggiamo qua, Romeo. Parola mia, sì, vediamo un po' questa faccia. Il parente di Mercuzio, il nobile conte Paride. Che diceva il mio servo quando l'agitata mia anima non lo seguiva mentre cavalcavamo? Credo mi dicesse che Paride avrebbe dovuto sposare Giulietta. Così non disse, o così sognai io. O io son pazzo, udendo parlare di Giulietta, a credere che così fosse. Oh, dammi la tua mano, o tu, inscritto meco nel libro dell'amara sorte. Io ti seppellirò in una tomba gloriosa. Una tomba? Oh no! Un faro, un giovane trafitto. Oh no, un faro. O giovane trafitto, perché Giulietta qui giace e la beltà sua rende quest'avello un'aula festosa piena di luce? Tu, morte, lì giaci, seppellita da un morto, depone Paride nella tomba. Come sovente gli uomini sul punto di morte si sono visti allegri, cosa che chi li assiste chiama sprazzo di luce avanti la morte. Oh, come posso chiamar questo uno sprazzo? Oh, amore mio, mia sposa, morte, che ha succhiato il miele del tuo respiro, non ha finora avuto potere sulla tua beltà. Tu non sei vinta, l'insegna della bellezza è ancora è cremisi sulle tue labbra e sopra le tue guance, e la pallida bandiera della morte non è avanzata fin lì. Tu, Tebaldo, giaci costina il sudario tuo sanguinolento? Oh, quel favore posso fare a te maggior di questo? Con la mano che ha spezzato in due la giovinezza tua, quella troncar di chi ti fu nemico. Perdonami, cugino. Ah, Giulietta cara, perché tu sei ancora così bella? Dovrò credere che amorosa è l'incorpore a morte e che lei l'abborrito smunto mostro qui al buio ti tiene per averti suo amante? Di ciò tremendo, io sempre starò teco e mai da questa magion di cupa notte mi allontanerò, mai più. Qui voglio restare, coi vermi che sono le tue ancelle. Oh, istituirò qui il riposo mio perpetuo e il giogo di stelle infauste, scuoterò da questa carne stanca del mondo. Occhi, date l'ultimo sguardo, braccia, prendetevi l'ultimo amplesso, e voi labbra, o voi porte,
del respiro, suggellate con un santo bacio un patto perpetuo con la morte incettatrice ingorda. Vieni, amata scorta, vieni, amara scorta. Vieni, stomachevole guida, disperato pilota, tu, dirizza or subito sulle rocce acuminate la barca tua travagliata e stanca, bevo all'amor mio. Ragazze, avete capito qual è questa scena? Scusate se io, perché siccome è un italiano un po' teatrale recitato, è proprio il pezzo in cui Romeo... È proprio il pezzo in cui Romeo vede Giulietta che è morta e non sa che ha preso il veleno e si risveglierà. E quindi qua mi parla proprio di... avete capito qual è la scena, no? Quindi sto cercando di... Qua c'è un uomo disperato, va bene? Mi stanno parlando di un uomo disperato. Romeo è disperato. Quindi qua mi stanno già parlando di un uomo disperato che crede di aver perso per sempre la sua amata. Quindi più chiaro di questo, quindi mi stanno parlando di un uomo disperato che crede di aver perso per sempre la sua amata e decide di morire con lei. Quindi mi stanno dicendo proprio questo, no? E, ok, e quindi questo è il titolo del video, Uomo disperato in cerca di Giulietta. Un po' così. Ok, va a cercare Giulietta negli inferi. Ok, pezzone comunque ragazzi, è un pezzone. Allora ci mettiamo, vabbè il segnetto qua ce lo mettiamo con questo. Ci mettiamo il segnetto proprio qua, la pergamena. Allora, metto così. Allora, e adesso ci andiamo a fare questa stesa sull'amore. Andiamo a vedere che con queste qua voglio iniziare. Vediamo un po' che aria tira. Vediamo, metto un po' più qua se non mi entrano le carte. Ok, vediamo un po' anche a chi è indirizzata questa stesa. Vediamo un po' di cosa ci parlano. Quindi c'è un uomo disperato in cerca della sua amata Giulietta, che pensa di non poterla più avere. Interessante, eh? Vediamo un po'. Cosa ci dicono gli oracoli? Cambiamenti positivi nell'attuale relazione. Quindi dovremmo dire a Romeo che Giulietta è viva. Quindi dovremmo dire a già Romeo che Giulietta non è morta, per cambiare la storia. Allora, cambiamenti positivi nell'attuale relazione. Mi sta dicendo che molte di voi vogliono un cambiamento, no? Positivo nell'amore o nella relazione che state vivendo. E mi dicono che questo cambiamento è in arrivo. Vediamo. Ci sono degli ostacoli materiali, finanziari in questo momento. Vediamo. Fai il primo passo. Fai il primo passo. Questa carta ha a che fare con un fai primo passo. Non so se si riferisce a te che stai guardando o a questa persona. Altrimenti però se fosse questa persona mi direbbe farai il primo passo. Poi adesso lo andiamo a vedere. Considerando quello che abbiamo letto, è come se la parte femminile qui, Giulietta, quindi la parte femminile che è in voi, deve riprendere in mano la vita. La parte femminile deve riprendere in mano la vita. Ok. Vediamo un po'. Vediamo un po' la situazione ancora con gli oracoli com'è. Qual è la situazione generale di questi tre oracoli? No, qua è uscita una carta, non c'entra niente. La situazione generale. L'isola del tesoro. Quale cose stanno andando piano con la tartarughina?
Però c'è da aspettarsi qualcosa di meraviglioso qua, con il tesoro che sta portando la tartarughina, eh. C'è da aspettarsi qualcosa di bello. Ok. Andiamo a vedere un po', ancora con le energie. Ci mettiamo queste. Energie con parola chiave. La mela, certo che sì, avvenenza, complicità, conquiste, fascino, bellezza, erotismo. Qua mi stai dicendo che qualcuno è pazzo di voi, ve lo dico. Ed è come se cercasse un tuo accenno. Oh, guardate come vi risuona, mi stiamo parlando di questa cosa. È come qua qualcuna persona è pazza di voi e cerca un vostro cenno, cioè. Si può fare, non si può fare, è come se fosse in cerca di questo cenno, mi arriva. La mela è proprio perché questo? Perché una persona che ti vede come bellissima o bellissimo, tanta avvenenza, fascino. Ok, vediamo un po'. Allora, Allora, vediamo un po', io voglio andare ancora di più a fare delle specifiche con le carte metaforiche associative. Chi è quest'uomo disperato? Ragazzi miei, se vi interessa una donna, ribaltate il concetto, altrimenti se vi interessa un uomo, anche se siete ragazzi o uomini, sto utilizzando le carte metaforiche associative maschili, ok? Vediamo un po' di darci dettagli su quest'uomo che è disperato, pensa di averla persa per sempre, soprattutto pensando di averti perso per sempre. Qua ricordiamo Romeo, ti vede perché ti pensa di aver, perché crede anche questo? Perché pensa che tu sei affascinato da altre persone, sei bellissima, bellissimo. E quindi è come se questa persona pensa di non, capito, di non poterla avere vinta con te. Magari è passato molto tempo per alcuni di voi e magari questa persona non pensa che tu abbia cambiato strada. Sto dicendo tutto quello che mi arriva, ricollegatelo poi. Vediamo. Oppure può essere una persona nuova o potrà essere una persona nuova che aspetta il tuo cenno del sì. Sapete come nei tempi antichi, siamo qui nel rione di Romeo e Giulietta, si lanciava il fazzoletto, no? Si faceva cadere il fazzoletto per far capire che era un sì, ok. Vediamo un po'. Allora, i tratti di quest'uomo. Quali sono i tratti distintivi di quest'uomo? Qua c'è un signore che sta di spalle, un signore un po', diciamo, robusto, più che robusto, ecco, c'è un uomo che sta di spalle e con le braccia sui fianchi, come un uomo che sta pensando a come sistemare una situazione, mi arriva, ecco, un po' come Romeo, no? E dice, e adesso cosa faccio? Un uomo un po' abbattuto, ma allo stesso tempo sta cercando di ingegnarsi su come fare. Vediamo ancora. Eccolo. Sì, qua abbiamo un uomo con gli occhiali, capello lungo, barba, occhi chiari, si vede qua. È un uomo che sta cercando di capire come fare, si sta ingegnando. Vediamo ancora, ecco, uscito, si sta ingegnando. Di nuovo un uomo con capelli lunghi e con la barba. E sì, un uomo che sta cercando di capire come fare, insomma, un uomo che ti guarda, ti scruta. Pensa che tu sia una persona affascinantissima e quindi allo stesso tempo cerca di essere egli stesso affascinante quando si gira davanti, non ti fa vedere la preoccupazione. Un po' quest'uomo qua mi stanno descrivendo. Può essere un creativo, gli può piacere dipingere o fare altre opere creative, artistiche, o comunque può avere quest'hobby. Ok, va bene, vediamo un po' qua. Mettiamocele qua queste. Allora, qua parliamo di un uomo disperato come Romeo, che può aver avuto degli ostacoli o può avere degli ostacoli.
che però la situazione sta cambiando. Vediamo un po' cosa ci dicono adesso gli Osho Zen. Cosa ci dicono gli Osho Zen? Vediamo come sta la tua energia rispetto all'amore o rispetto a questa persona. Come sta la tua energia? Totalità, l'esistenza e l'integrazione. La tua energia bellissima. Qua è come se molti di voi che non si ricordano di questa persona, qua hanno già completato il ciclo con questa persona, e quindi qua c'è una persona disperata di cui tu non ricordi, o comunque ti ricordi, però è come se avessi avuto un'integrazione dentro te stessa, no? Come per dire, anche se la stai aspettando questa persona, però non c'è affanno qui, io vedo un'energia bellissima tua. Qua abbiamo la temperanza, il mago, la totalità. Quindi vedo proprio un'energia bellissima di... Alcuni di voi magari stanno anche con un'altra persona, qua c'è un uomo disperato che pensa di non poterti più avere. Ok? Interessante. Vediamo l'energia di questa persona nei tuoi confronti. E infatti c'è lottare, vedi? Te l'ho detto, questo è disperato, è il maestro, è l'apertura. Questa è una persona che non riesce più a trattenersi, ha trattenuto con quello che riusciva, che sentiva per te. Però seguendo la voce interiore, il maestro, proprio qua c'è Osho, e avrà, è come se la voce interiore lo sta portando ad avere un'apertura, uno scoppio nei tuoi confronti. Ok, questa è una persona che si è ribellata a quello che sentiva, o comunque sia lottato, no? C'è lotta, conflitto. Andiamo un po'. Energia conclusiva, generale, spirituale, schizofrenia. Sa come un pazzo, infatti, schizofrenia. Ancora la possibilità e la comprensione. Allora, per alcuni di voi questa persona è una persona antica, cioè una persona che è del passato. E voi avete voltato pagina, state benissimo. E questa è una persona che pensa che tu abbia voltato pagina per alcune e ha avuto questa comprensione. Però io ti dico una cosa, adesso questa persona non può più trattenersi e vuole aprirsi. Vuole aprirsi. C'è una persona che ha capito molto... vedi, qua c'è il 6 di coppe, che mi dice che è un amore antico per alcune di voi, eh? Mm. Per altre invece qua io vedo che tu, la tua energia sta benissimo, l'energia di questa persona vedo come se la voce interiore proprio ha imparato che lottare contro le proprie emozioni non serve a niente, eh? La sua energia è quella di apertura nei tuoi confronti per vedere se ci sono possibilità. Ok. Va bene, andiamo a vedere adesso con ancora queste. Tu stai riprendendo nel frattempo? Sì. Andiamo a vedere un po'. Monaco, monaca, qua abbiamo come se fosse un po' il papa. Questa sono, allora qua c'è un legame spirituale tra tutti e due, però sono voltati di spalle, no? Mm. C'è un legame spirituale tra tutti e due. Qua mi dicono che per alcune è passato molto tempo. Mettiamone un'altra su questa relazione. Camaleontico. Abilità per navigare per differenti livelli di coscienza, capacità di vedere il potenziale in tutto. Guarda, questa persona vede il potenziale in questo. Molti di voi anche lo vedono, però vedo un'energia più rilassata per voi. Ok, anche se sembra impossibile, vede il potenziale, vedete il potenziale per alcune di voi, mi spiego? Ok, adesso andiamo a vedere con i tarocchi. Mettiamoci questi.
Allora, vediamo. Allora, energia attuale di questa persona nei tuoi confronti. Energia attuale, energia attuale. Dieci di spade, infatti, qua abbiamo una persona che non se l'è passata bene. O tra di voi si è chiusa una situazione, una brutta tappa si è chiusa tra di voi, eh. 10 di bastoni, una situazione pesante, una situazione difficile, o l'ha chiusa da un'altra parte questa situazione difficile. Vediamo i pensieri che ha questa persona nei tuoi confronti, quali sono? Il mondo vuole una nuova tappa insieme a te, può esserci una distanza tra tutti e due. Vuole una nuova tappa, sta pensando di aprire una nuova tappa insieme, vedi la forza di recuperare qualcosa o di mettere uno sforzo. C'è il 10 di coppe, dopo silenzio, dopo una tappa difficile, dolorosa. Vediamo un po' cosa ha nel cuore questa persona per te, cosa prova. La forza, vedi di nuovo, qua c'è il suo cuore vuole recuperare una connessione, oppure vuole mettere uno sforzo in questo, aprire una nuova tappa insieme a te. Vediamo qual è il blocco di questa persona attuale nei tuoi confronti. Il 6 di spade. Il 6 di spade mi parla prima di tutto di una distanza tra tutti e due come il mondo. Di un dare il passo, no? Di avvicinarsi. Vediamo. Perché il 6 di spade al blocco? E qual è il blocco di questa persona nei tuoi confronti? Il re di bastoni. Trovare il coraggio per farlo. Trovare il coraggio di aprirsi. Di avvicinarsi e di aprirsi. Oppure può essere che vicino a te ci sia un'altra persona. Per alcune è così, che c'è distanziamento tra di voi e c'è un'altra persona. Oppure trovare il coraggio di aprirsi. Ok, vediamo un po'. Allora, andiamo a vedere quali sono le intenzioni di questa persona nei tuoi confronti. Le intenzioni. 10 di coppe. Di darti amore. Le intenzioni sono quelle di riunirsi con te. Riunirsi. 10 di coppe. Vedi, cavaliere di coppe, movimento d'amore, riunirsi o unirsi. Vediamo un po'. Quali sono le azioni che farà nei tuoi confronti questa persona? L'asso di coppe. Romeo ha vinto! Le azioni sono darti amore, darti tutto, darti tutto, darti amore. Eh sì. Vediamo un po', energia finale. Allora, cosa succede tra tutti e due? Energia finale. 6 di bastoni, successo, esito. Successo, esito, il Papa. Qua avevamo come il Papa, ti ho detto, no? Successo, esito, perché c'è una connessione molto forte. Sì. Ok, quindi io sull'amore mi hanno parlato molto chiaro di questa persona. Quindi qua c'è una persona disperata che pensa che tu non ci sia più a sua disposizione, che non sia tu più disponibile. Questa è una persona antica, può essere per alcuni di voi. Alcuni di voi possono stare già con un'altra persona, o può essere, per esempio, una persona anche nuova che pensa che tu non sia disponibile perché ti vede proprio come una persona integrata, risolta e quindi. Può essere che aspetti un cenno da te per trovare il coraggio, però io vi dico, non dovete fare proprio niente, perché lo deve trovare da solo, lo trova da solo, si ingegna solo, ok? E adesso voglio andare a vedere, voglio andare a vedere, ritolgo queste e voglio fare un altro tipo di stesa su questo sempre, per andare a vedere più dettagli di questa situazione. Vediamo. Quest'uomo o questa donna è disperato perché pensa che tu non sia più accessibile o disponibile o non sia tu disponibile. Vediamo un po' cosa mi raccontano ancora di questo, di questa situazione. Come si evolverà questa situazione? Come si evolverà questa situazione? Qua abbiamo il carro e il 9 di denari. Vedi, qua io vedo una persona che vuole avanzare verso di te, il 9 di denari che ti vede proprio splendere, ti apprezza in tutto. Può parlarmi di una distanza. Qua mi parla di un'energia di amor proprio autonoma. Io credo che questa sia tu perché questa è la tua energia, mi spiego?
Questa è anche una persona che è tornata libera. Ok, vediamo un po'. Energia attuale, positiva, negativa, passata, futura, passata, futura e conclusione di energia futura. Allora, qua abbiamo il 9 di denari, la luna, il 7 di denari, la regina di coppe, la temperanza. Qua mi sta parlando di un'energia. Alcune di voi hanno un'energia di attesa, ma è come se avessero avuto poca fiducia in questo, come se per alcuni di voi è passato del tempo. Hanno un'energia di poca fiducia in questa situazione, tant'è che non sapete se questa persona poteva essere disponibile nuovamente oppure no. È come se avete, magari ci pensate, è passato del tempo, ci pensate, ma avete dubbi rispetto a quello che vi sto dicendo. Forte energia del cancro, pesci, scorpione, sagittario e vergine. Ok, vediamo energia attuale cosa succederà. Quindi qua avviene un cambio, c'è la ruota della fortuna, sta avvenendo un cambio al positivo, l'imperatore al positivo. Qua c'è una situazione che ritorna sotto in ordine. L'imperatore al positivo qua mi parla di questa persona che vuole fare le cose fatte bene, arriva alla conquista, cambio di conquista. Il blocco e il Papa, possibile questa persona era impegnata e adesso le cose vanno sotto un altro ordine. Quindi qua abbiamo tre arcani maggiori, mi sta dicendo, mi sta parlando di questa persona che è disperata, ricordiamo qui, no? Poteva essere una persona impegnata, ma arriva un cambio, l'imperatore è qui, si riprende le redini della situazione. Oppure poteva essere una persona che era, non ti dava stabilità, non dava stabilità, o avere delle obbligazioni prioritarie. Forte il segno del toro, vediamo qua il passato, paggio di bastoni e l'otto di denari. Io qua vedo una persona molto impegnata sulle proprie responsabilità economiche e lavorative. Questa puoi essere tu anche, va bene? Puoi risuonarti come energia specchio, ossia questo avviene un cambio per te che sei impegnata sulle tue cose, hai messo sforzo, impegno nelle tue attività lavorative, sei una persona molto esigente, non hai trovato una persona alla tua altezza, oppure può essere che tu sia impegnata anche, va bene? Può essere anche questo. Vediamo un po' cosa succede quindi. Asso di bastoni, la regina di spade e il tre di spade. Allora, per alcuni di voi qua c'è una persona proprio che c'è molta attrazione, gli piace tantissimo, vuole un inizio con te. E qua c'è la regina di spade e il tre di spade. Ciò vuol dire per alcuni di voi vi trova un attimo in difetto, cioè vi trova, alcuni di voi non se lo aspettano, comunque sia, gli fate lo scanner a questa persona. Gli fate lo scanner, questa persona arriva alla conquista e voi gli fate lo scanner. Perché? Perché non volete soffrire, non volete una persona che non sia alla vostra altezza. Fammi vedere che c'è dopo il 3 di spade, il 2 di denari e il 10 di bastoni. Per alcune di voi questa è una persona che era impegnata o che può essere ancora impegnata, però la situazione qual è? Che può essere ancora impegnata quando viene da voi, però l'incontro con voi gli genera il fatto che deve fare una rottura con la situazione precedente. Sì, perché qua arriva proprio alla conquista, eh? Oppure alcune di voi lo fanno penare un po', perché qua una cosa può essere una cosa antica che ha a che fare con una situazione in cui siete state tradite, c'è stata un'altra persona. È una persona che comunque è disperata, non può stare senza di voi, qua me lo ribadiscono. Vediamo un po'. Allora, la ruota, energia attuale, la ruota, energia attuale. La torre, vedi qua, una cosa si è rotta. O questa persona si è lasciato, sta per lasciarsi con un'altra persona, però deve avere un impatto con voi prima, questo mi stanno dicendo. Oppure qua c'è qualcosa che arriva all'improvviso. Voi non ve l'aspettate proprio, vedi comunicazioni all'improvviso, asso di spade. Sì, vediamo l'imperatore positivo, cosa succede in questa situazione, il mago. Questa è una persona che vuole tutto con te. Il papa al blocco, il paggio di bastoni, probabilmente era una persona che non poteva impegnarsi a suo tempo, non poteva, o sei tu impegnata e che non puoi avere altre situazioni. Mi arriva anche questo, eh. Dammelo un'altra al Papa al blocco.
Regina di denari, molti di voi hanno. Allora, qua c'è l'energia di qualcuno che è impegnato o che era impegnato. Qua la situazione si rompe e qua c'è una nuova opportunità. Ok? Oppure è impegnata nelle tue obbligazioni e vuoi una persona che sia alla tua altezza, tant'è che questa persona, quando gli darà la possibilità di fargli un cenno, se dirai di sì, però se la lavora la cosa. Vediamo, 8 i denari, paggio di bastoni. Cavallo di bastoni, probabilmente era una persona che aveva energia un po' più intermittente ed era molto concentrata sul suo lavoro, sulle sue cose nel passato. Sì. Vediamo l'asso di bastoni. Paggio di spade. Regina di spade. Regina di coppe. Tu non ti fidi molto perché qua mi dicono che ci sono due regine. Però questa persona non può stare senza di te, come se qua arriva questa opportunità, ti vedo un po' sulla difensiva, perché o perché tu non ti fidi perché c'è potuta essere un'altra persona o perché ci può tuttora essere, ma ti dico, questa persona ha bisogno dell'impatto con te perché che avvenga una separazione definitiva. Oppure qua tu non ti fidi tanto a lasciarti andare perché non vuoi soffrire, vuoi una persona alla tua altezza, mi spiego, lo metti alla prova. Tre di spade. Paggio di coppe. Sei di coppe. Lo conoscete molto bene questa persona, ma non volete ripetere vecchi cicli dolorosi. 2 di denari, 10 di bastoni. 7 di bastoni. Gliela fate sudare a questa persona, eh? Vediamo un po' cosa succede alla fine. Asso di bastoni, alla fine c'è questa opportunità. Viene data questa opportunità. 6 denari, vedi, intendersi. È come se voi rivendicaste un intendimento con questa persona, perché magari c'è stata lentezza anche sul lavoro, non solo possono essere altre persone. Quindi qua abbiamo visto una situazione di questa natura, c'è una persona disperata che vuole te, ti vede a volte inaccessibile, può essere una persona del tuo passato, cosa ti puoi aspettare da questa persona? Che parte alla conquista. Conquista arriva per restare, ti vede un po' sulla difensiva o perché c'è un'altra persona e quindi tu devi appurare il fatto che non ci sia più. Per alcuni di voi questa persona arriva perché qui si è rotto un matrimonio, le situazioni devono essere ancora sistemate e poi comunque l'opportunità c'è. Per altre invece qua c'è una persona che veramente ti vede quasi, no? Il senso del tutto qui. Crede che non sei più disponibile, questa è una persona che poteva avere anche obblighi lavorativi o altro, o sei tu che diciamo prima di aprirti ce ne vuole un po' e gliela fare sudare a questa persona, gli darai un cenno solo quando lo direi tu perché alla fine c'è un asso di bastoni. Allora voglio vedere prima di tutto qual è la tua energia, allora mettiamoci, facciamo questo video approfonditissimo. Qual è la tua energia con le carte di Romeo e Giulietta? Ci mettiamo la tua energia nei confronti di questa persona. La tua energia nei confronti di questa persona, qual è? La regina di coppe. Io ti vedo fluire. Anche una situazione di attesa. Alcuni di voi stavano aspettando questo, eh? Siamo a migliaia, quindi alcuni di voi la stavano aspettando questa cosa. Anche molto pazienti. E comprensive. Un'altra sulla regina di coppe. La ruota della fortuna. Stai aspettando un cambio con questa persona. Sì, qua molti di voi la conoscono bene. C'è un 6 di coppe. Sì, forse siete state insoddisfatte per mancanza di intendimento con questa persona. Vedi, qua c'è un'altra regina di bastoni. Vediamo un po' ancora con queste carte. Quindi l'energia di questa persona nei tuoi confronti. C'è la torre, ragazze, sì, un cambio plateale proprio, un cambio plateale. 2 di coppe, vedi? Qua è possibile si sia lasciata con un'altra persona, era impegnata. Perché la torre, questa persona nei tuoi confronti, l'imperatore, qua si rompe qualcosa che porta a tuo favore. Mi può parlare di obblighi di persone o impegnate o persone molto impegnate sul profilo lavorativo che non si aprivano. Vediamo ancora la torre di imperatore, questa persona nei tuoi confronti. Qua abbiamo un 4, sì, qua abbiamo un. Qua
Quante sono queste? 4, 8, 10 di spade. Qua si chiude una tappa dolorosa con questa persona che va a che fare o con matrimonio, o questa persona era impegnata, o aveva altri obblighi lavorativi, o va bene? 7 di denari, un'attesa prima di avanzare in amore, vedi? Sì, ragazze mie, quindi questa è una persona che magari alcune di voi hanno dato anche un ultimatum, lo daranno adesso. Fatto sta che è una persona disperata che è in cerca e che non sa se tu ancora lo accogli. Va bene? Ok, detto questo, io ci metto. Vediamo. Ah, queste volevo mettere. I miei oracoli, lui e lei. Cosa ti dirà questa persona? Cosa ti dirà questa persona? Per tutte le ragazze nuove e ragazzi nuovi, i miei oracoli lui e lei sono disponibili sotto all'info box in descrizione. Sto tornando da te. Guardate che vi ho detto, per alcune è antica questa persona. Sto tornando da te. Cos'altro ti dirà? Vorrei darti tutto quello che non ho mai avuto, perché ti amo più di quanto avrei mai creduto possibile. E infatti sì. Ancora, cosa ti dirà questa persona? Il mio tormento è finito, adesso mi sento degno di te, io ti merito. E infatti qua abbiamo una persona, l'abbiamo visto nella stessa precedente, non trovava il coraggio, no, per fare delle azioni, ma le fa perché il suo tormento è inerente a tutto quello che abbiamo descritto, vedete dove vi siete ritrovate. O avete ritrovato la persona di vostro interesse, o può darsi che sia la persona nuova, no, che ti vede così, bella, bellissimo. Questa persona si sente degna di te e trova il coraggio per fare delle azioni, ok? Ora andiamo a vedere queste altre. Questa persona nei tuoi confronti. Amore costruttivo, vedi? Qua abbiamo Penelope Ulisse, una persona che vuole costruire, ce lo dicevano già con l'imperatore, ok? E mettiamoci dei consigli per te. Mural, sii la tua propria priorità. Guarda, il consiglio è sii la tua propria priorità, no? Qua io ti vedo proprio bene, felice, anche da sola, lo vedevamo prima nelle altre carte, no? E con l'amore di te, con l'amore di te stessa, continua a essere la tua priorità. Tutto ciò per cui la tua priorità ti spinge, fallo. Cioè, il consiglio è proprio quello di non mercanteggiare niente fuori, di seguire il tuo intuito, le tue passioni, di non essere accondiscendente all'altro per paura di essere rifiutato, rifiutato. Mantieni le tue posizioni. E me lo diceva anche qua con la regina di spade. Un altro consiglio per te: fiducia in te stessa, frutto del tempo e del lavoro. Fiducia in te stessa, va bene? Un'altra: i finali sono inevitabili. Questo non è un consiglio tanto per te, mi parla della situazione in cui c'è stato un finale e ci sarà una ripresa a livello amoroso. Puoi essere tu o la tua persona di interesse. Rispetto a tutte le circostanze che abbiamo descritte, ci sarà un nuovo inizio rispetto a un finale che c'è stato. Se tale finale ha a che fare con questa persona che si doveva liberare dagli impegni lavorativi di un'altra relazione, è questo. Se questo finale ha a che fare con te, che ti dovevi liberare tu dell'essere impegnata, comunque valutare questo, fargliela sudare a questa persona, magari sei ancora impegnata tu. Mi spiego? Ok. Fatto sta che il succo di questa stesa è che un Romeo disperato non sa se tu sei ancora disponibile oppure no, e quindi ti verrà a cercare. Detto questo, ragazzi miei ragazzi, è stato un viaggio bellissimo. Io concludo qui, vi ringrazio, vi abbraccio profondamente. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica.